Pasta, patate, spinaci e scamorza al forno, una bontà. Iniziamo. Allora, per prima cosa in pentola mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, aggiungiamo la cipolla, poi mettiamo gli spinaci freschi o surgelati, aggiungiamo subito anche le patate tagliate a pezzetti piuttosto piccoli, come vedete. Mescoliamo un po', mettiamo il sale. Aggiungiamo l'acqua, facciamo cuocere per 20 minuti. Passati quasi 20 minuti, tagliuzziamo un po' gli spinaci con le forbici. Se usate i freschi, questa operazione la potete fare prima di metterli a cuocere. E poi schiacciamo un po' le patate. Ok, vedete che c'è poca acqua? Perché? Perché adesso mettiamo la pasta e la facciamo cuocere soltanto per 3 minuti, in maniera tale che si asciughi anche l'acqua. Perfetto, passati 3 minuti, spegniamo la fiamma, aggiungiamo un po' di besciamella, mescoliamo, poi mettiamo la scamorza affumicata, mescoliamo, ora un po' di parmigiano, ultima mescolata, ed ora verso tutto in una pirofila, sopra ci mettiamo un altro po' di scamorza, del parmigiano, ed ora mettiamo a cuocere per 30 minuti in forno statico già caldo a 200 gradi. Ed eccola qui, la in piatto per assaggiarla con voi. Vediamo un po'. Mamma mia, calda, ma buonissima. Io corro a mangiare. Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo. Se siete su YouTube, cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.